Salve a tutti, care amiche e cari amici di YouTube. Ci rincontriamo di nuovo in questo angolo letterario. E stavolta vorrei adottare una prospettiva razionale della realtà. E quindi, beh, bando alle ciance. Passiamo come sempre, ed ora, signori e signore, cari amici ed amiche di YouTube, ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che a me gli occhi, a me gli occhi, e quando finirò di contare andremo in un altro mondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuti nel mondo del paranormale. Non è proprio quella. Facciamolo con un altro tono, anzi facciamolo pure con il libro che ora vi presento, che lessi molto tempo fa. Quindi immo a cattarcelo. L'onore di presentarvi il libro di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, edito Garzanti. Sono molto preoccupato dal proliferare, soprattutto in questi tempi di crisi, di tanti ciarlatani, mariuoli, marrani, che vi strafregano. Diciamo vernacolarmente, vi strafottono i soldi promettendo chissà che cosa. Questo libro mi è costato 7.000 lire, è stato edito dalla Garzanti. Dalla Aldo Garzanti Editore 1978. Prima edizione maggio 1978. È inutile che vi parli di Piero Angela, tutti voi lo conoscete. Adesso lavora anche il figlio da molti anni. E questa è una cosa anche molto ben illustrato. Non so se lo potete trovare. Quello che so è che forse non è più in edizione, non ci sarà più neanche una ristampa. Ma lo potete trovare, per esempio, se andate nel Lungotevere. Questa è un'opera che abbondava molto, perché vendette a suo tempo, quindi adesso molti lo hanno come usato. Se lo volete andare a prendere, è un'opera molto stringata, non c'ha cose molto elaborate, ma smentisce fino dalle fondamenta tutte le bugie che tu, quando vedi poi un adivino, uno di questi Vanna Marchi in televisione, gli dici: ah, bugiardo! Ecco, con questo c'hai il... magari puoi dire pure ah, bugiardo a qualche mago televisivo, pure senza leggere sto libro. Magari sto libro glielo tiri appresso.
Dopo le polemiche suscitate dall'indagine televisiva, raccolti, valutati e approfonditi i risultati della prima inchiesta, che pone in termini nuovi un problema agli scettici e ai credenti: cosa c'è di vero nei fenomeni paranormali? Opera molto buona, che veramente dà dei risultati leggerlo. Cosa c'è di vero nei fenomeni paranormali? In questo suo nuovo libro Piero Angela raccoglie e approfondisce i risultati di una sorprendente indagine condotta in vari paesi del mondo con l'aiuto di esperti, scienziati e prestigiatori. Tutti i fenomeni paranormali per la prima volta sono passati al setaccio con spirito scientifico: telepatia, chiaroveggenza, precognizione, psicocinesi, fotografia Kirlian, poltergeist, comunicazione con le piante, biofeedback, agopuntura, yogi e fakiri, guaritori, rabdomanti, chirurgia psichica, sedute spiritiche, fotografia del pensiero, astrologia, sogni premonitori, sensazioni di già visto, profezie, medium e sensitivi celebri come Uri Geller, Gerhard Kreutzer, G.A. Roll, eccetera. Compiendo questa indagine, l'autore ha avuto una costante preoccupazione, quella di non farsi prendere in giro. Su un punto, infatti, credenti e scettici sono necessariamente d'accordo: non è partendo da errori, suggestioni o imbrogli che è possibile muoversi alla ricerca di nuove dimensioni o alla ricerca di nuove teorie scientifiche. Questa indagine sulla parapsicologia intende fornire un materiale prezioso a tutti coloro che si interessano ai fenomeni paranormali e che desiderano documentarsi seriamente sulle più recenti ricerche in corso nel mondo, senza cercare semplicemente un'evasione nel magico. Questo infatti non è un libro per chi vuole credere, ma per chi vuol capire. E c'è molto da capire sulle fregature che ti possono dare. Le illustrazioni sono meravigliose, ti fanno vedere tutti i trucchi del mestiere dei maghi. Veramente c'è moltissime illustrazioni. Ecco, vi leggo magari l'indice, perché è un indice molto grande. Alla ricerca di una nuova dimensione, lo scienziato e il medium, il paranormale statistico, la difficoltà dei controlli, visione a distanza, psicocinesi, Uri Geller in azione, Uri Geller e gli scienziati, come ingannare gli scienziati, con sorpresa finale, aureole, fluidi e piante, il corpo e la mente, yogi e fakiri, guarigioni miracolose. Non sto leggendo il titolo dei paragrafi, che sono molti di più. Medium e veggenti in azione, a proposito di Kreutzer e di Roll, presentimenti, telepatie e sogni premonitori, il paranormale in noi, un po' di astrologia, perché si crede? Finito di stampare il 5 maggio 1978. È un libro che realmente nutre di razionalità il cervello, lo dovrebbe fare di quelle persone che invece credono a cose che a me gli occhi sono paranormali. Io gli direi una persona così: no, tieti tuoi un po' anormale, altro che paranormale. Quelli che te vogliono suggestionare sono più anormali che non paranormali, a meno che essere paranormale non significa entrare in uno stadio un po' anormale. Allora paranormale, un po' anormale, certo. Certi signori dovrebbero avere la patente di essere un po' anormali, ma vabbè. Accatatevillo è un consiglio che vi do prima di andare dai ciarlatani. Questo lo potete comprare usato, e adesso chissà con quanto, magari con un paio d'euro. È un libro molto interessante, perché
a prescindere che l'argomento è molto scarno, però è sta scritto bene. Piero Angela è un grande giornalista e divulgatore. Poi voglio dire, 420 pagine compreso indice. Magari uno non c'è da pagare la luce, non guarda la televisione, ma un libro dura molti giorni. Poi dura per sempre. Lo si può leggere in famiglia, lo si può rileggere, non consuma energia per leggerlo, si legge di giorno, quindi non bisogna neanche accendere le luci di notte se vuoi. E fa pensare che lavora il cervello, che è meglio, perché magari troppi elettrodomestici accesi, troppa televisore, computer, e non funziona bene il cervello. Quindi lo consiglio a tutti. Questo tutorial spero sia breve, perché c'ho poco tempo di caricarlo, e ci vediamo alla prossima. Questa è proprio una suggerenza di libro che vi spedisco, e magari troverete qualcosa di questo programma in internet. Ciao, ci vediamo, eh? State accorti.